Dottor Flavio Mussomeli, qui nel Palazzo Sgadere, stamattina incontro con gli amici del Belgio. Vogliamo dire qualcosa? Per noi è un onore di accogliere tutta questa gente del Belgio. Di novembre fino a marzo abbiamo già 350 persone che hanno comprato biglietto d'aereo, si sono interessate a venire qua. Sì, sì. Ecco, stamattina allora ascolteremo la presentazione del territorio? Sì, certo, il signore sindaco Giuseppe Catania ne farà una breve presentazione e dopo torneremo a girare tutto il centro storico di Mussomeli per fare a comprare case qua. E intanto a Palazzo Sgadri il sindaco Giuseppe Catania presenta il territorio di Mussomeli. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, benvenuti a tutti voi, lo avevo fatto domenica sera, rinnovo il mio benvenuto a tutti voi cittadini del Belgio. Come diciamo domenica sera abbiamo un legame molto forte, quindi intendiamo rafforzarlo ulteriormente. Ringrazio Flavio per questa iniziativa, per aver aderito al nostro progetto Case Non Nero, che però può avere un'evoluzione diversa, perché come ho avuto modo di dire ieri, noi abbiamo diverse case del centro storico, abbiamo tantissime case del centro storico, di queste case alcune sono a un euro e sono quelle che alcune delle quali le abbiamo intraviste ieri, purtroppo il tempo non ci ha aiutato da questo punto di vista, e ne abbiamo tante altre che non sono a un euro ma sono a un prezzo molto più sono a un prezzo più leggermente più alto, ma sono ovviamente anche in condizioni interne molto più efficienti da questo punto di vista. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, je vous donne la bienvenue, le bonjour, monsieur le bourgmestre Giuseppe Catania. Donc, il dit que donc par nos visites d'hier, ils ont 1 euro. Aujourd'hui, il y a ici en main, nous avons 15 maisons, entre 10 et 15 000 euros qui sont en état très correct. Donc, après cette réunion, qui sera intéressé peut tout de suite s'inscrire pour aller faire cette visite. Donc, il dit que ça dépasse bien le projet. Dépasse bien les maisons de 1 euro. 1 euro, bien sûr, symbolique. Il y en a 400, on a vu un gros paquet hier. Comme il dit, le temps ne nous a pas aidé avec la pluie. Mais aujourd'hui, nous avons 60 clés de maisons à 1 euro, plus une trentaine de maisons au-delà. Il va vous montrer une brève vidéo de la commune de Mussomeli. Et après ça, monsieur le maire, on va en avoir. Grazie per essere qui e di fare una brevissima presentazione di Mussomeli, perché evidentemente è giusto fornirvi tutte le coordinate, darvi tutte le informazioni utili su dove si trova Mussomeli, su quali sono le caratteristiche che ha questo territorio, anche per darvi maggiore informazione possibile. Donc en fait, je tenais vraiment à vous montrer cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est la moindre des choses, avant d'acheter quelque chose, que vous sachiez où vous achetez et tout ce que vous y trouvez, aussi bien le bien que le mal. Donc cette vidéo est complète. Quindi iniziamo subito. Come vedete, ho rappresentato con queste foto alcune delle particolarità di Mussomeli, un territorio ricco di patrimonio sia visivo, quindi vedete i panorami che ci sono, sia patrimonio culturale, quindi vedete la nostra torre che avete visitato, vedete il nostro centro storico, il Palazzo Trabia, che appartiene ad una antica famiglia nobiliare che ha segnato la storia Mussomeli, vedete il nostro castello manfredonico, che è un castello del 1300, che per chi rimarrà avremo il piacere di farla visitare. Mm.
disait plutôt que la commune de Moussomel et le territoire est très riche culturellement, il a un patrimoine très 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 riche. Donc il dit que celui qui aura terminé la chasse à maison, après, avec plaisir, il vous fera découvrir le château de Moussomel et vous faire découvrir tous les palaces classés de cette commune. Donc premier, vous verrez vos maisons en 13, et après ça, vous pouvez faire des visites guidées avec la mairie. Allora, come vedete, questa è la cartina geografica della Sicilia. Mussomeli è al centro, si trova proprio nel punto centrale, quella segnata in rosso, col cerchio rosso, il punto centrale della Sicilia, quindi... Ecco, questo è la provincia di Caltanissetta a cui Mussomeli appartiene, quello segnato in blu è il territorio di Mussomeli. Dobbiamo fare tutta la provincia di Caltanissetta e otturremo a Mussomeli la comunità. Questa è la cartina, giusto per darvi qualche indicazione, gli organi amministrativi del comune sono il sindaco, la giunta comunale composta da 4 assessori e il consiglio comunale composto da 20 componenti. La comune ici fonctionne donc avec 1 bourgmestre, 4 échevins et 20 conseillers comunali. Solo per darvi qualche informazione utile, noi abbiamo nel comune di Mussomeli abbiamo la presenza, queste sono informazioni utili per voi per capire il livello di sicurezza presente nel nostro territorio, sia sicurezza sanitaria sia sicurezza diciamo militare da questo punto di vista, nel senso che noi a Mussomeli abbiamo la presenza di un ospedale e abbiamo la presenza della caserma dei carabinieri, della caserma della guardia di finanza, della caserma dei vigili del fuoco e della caserma diciamo, dell'ufficio dell'azienda forestale. Quindi sono presenti a Mussomeli tutte le autorità militari che servono a garantire sicurezza e tranquillità al nostro comune. Donc Mussomeli, vous allez voir, è una delle più grandi comuni di tutti i villaggi autour. Et donc tout est rassemblé ici. Caserne des pompiers, caserne des gardes forestiers, caserne des carabiniers, donc police, gendarmerie, chez nous à l'époque. Et l'hôpital. Come vedete, tra le altre istituzioni abbiamo le principali istituzioni finanziarie, cioè le principali banche presenti in Italia, quindi San Paolo, Unicredit, il Monte Paschi e poi abbiamo delle banche locali che sono la Banca di Credito Cooperativo e una banca di livello nazionale che è il Credito Siciliano. Dobbiamo sapere le 10 banche più popolari d'Italia. Donc, aucun problème point de vue bancaire. Alors, vi do solo qualche informazione legata a qual è il tessuto produttivo del nostro territorio. Mussomeli ha la presenza di tantissime piccole aziende agricole che producono grano, che producono altre specialità, producono prodotti zootecnici, quindi formaggi. Altro diciamo vive dell'agricoltura, ci sono moltissime imprese edili e questo è un elemento importante, cioè sempre che Mussomeli ha la presenza nel proprio territorio di parecchie imprese anche artigiane che possono svolgere tranquillamente i lavori di ristrutturazione degli immobili e tantissimi liberi professionisti che sono ingegneri, architetti, geometri che possono aiutare nella ristrutturazione. Donc l'emploi principal des citoyens de Mussomeli è basé su l'agriculture, le blé, les huiles d'olive, les agrumes, et après ça beaucoup d'entreprises de maçonnerie. Et vous trouvez ici autant de géomètres, ingénieurs, architectes que vous voulez. Tourisme, pour le moment ça se développe.
forza del nostro territorio e i punti di debolezza. Allora, i principali punti di forza è questa, diciamo, questo modo di vivere piuttosto lento, rilassato, e quindi che può aiutare anche a, come dire, staccare la spina da un anno di tensioni e di controllo. Donc, là, il vous montre les points forts de mon sommeil et les points faibles. Dans les points forts, il dit que vous allez découvrir le style de vie. Malheureusement, le climat n'est pas ambulant, mais c'est le style de vie des Italiens, des Siciliens, qui vivent vraiment très cool, prennent le temps du café, de la granita, et on est cool, 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 cool. Et abbiamo anche altro punto di forza, certamente, è il costo della vita. Solo per darvi un termine di paragone, una pizza da noi costa da 3 a 5 euro. Questi sono i prezzi. E un point che è très fort, come sono giusto già parlé più di una volta, c'è il coût de la vie. Ici, vraiment, j'ai dit plusieurs reprises, c'est 900 euros par mois, on vit très, 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 très bien. Le coût d'une pizza en général est entre 3 et 5 euros. E abbiamo altro elemento importante, è il fatto che Mussomeli, come vi avete visto, si trova al centro della Sicilia, siamo ad appena 40 km, cioè 40 minuti dal mare, quindi da Agrigento, dal mare, siamo a 40 minuti dalla Valle dei Templi, siamo a un'ora da Piazza Armerina e quindi delle bellezze artistiche, cioè nel giro di un'ora vi potete spostare nei posti, diciamo, principali presenti nel nostro territorio siciliano. Donc vous savez que vous êtes sur la carte est très bien situé dans le sens de la ville de Sicile. Vous êtes à 40 km des premières plages, exactement 36, disons bien. Vous êtes à 1 heure de la province de Catanizeta, vous êtes à 1 heure de Piazza Armerina. Les beautés de la Sicile, comme on dit, pour celui qui connaît un peu. Voilà. Donc, en étant au centre, effectivement, en une heure de voiture, il y a moyen de voir grand chose. Altro elemento è il clima, anche se in questi tre giorni, in questi due giorni avete trovato purtroppo la pioggia, però vi posso dire che a Mussomeli su 365 giorni l'anno abbiamo 20-30 giorni di pioggia. Altro elemento importante è la sicurezza. Noi, solo per darvi il termine di paragone, nell'ultimo anno, anno 2016, in tutto il territorio di Mussomeli ci sono stati appena 3 furti. Le taux de sécurité, comme vous avez dit, quasi excellent. Ils ont eu 3 tentatives de vol, sur la dernière année, tentatives de vol mineures, donc quasi nul. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 0 omicidi. Il insiste à vous le dire. Le dernier meurtre à Mussomeli, il y a plus de 10 ans. Questo solo per dirvi qual è la qualità di vita presente in questo territorio, quindi tranquillità assoluta, nessuna problematica di insicurezza e quindi di delinquenza. Abbiamo un paese, un territorio molto tranquillo. No, a parte ça, sans parler évidemment que ils devront garantir qu'ici bon, il fait bien vivre et qu'il y a vraiment une sécurité au-delà de 100%. Il n'y a rien à dire, on ne sait pas faire mieux aujourd'hui. Ora vi faccio vedere solo un video che dura 5 minuti, non di più, dove sono racchiuse tutto il territorio e sono racchiuse anche le iniziative che noi portiamo avanti per animare il territorio. Vi dico che negli ultimi 3 anni, la stagione estiva, cioè il periodo estivo che
va da luglio a settembre, noi abbiamo avuto mediamente ogni anno circa da 60 a 70 eventi esonti. Donc chaque année, c'est un semaine de la période d'été, donc du 1er juin au fin septembre, il a organisé plus de 70 soirées d'été. Et chaque année, on se renouvelle ça. Nous verrons maintenant une petite vidéo, 3, 4 minutes, 5 minutes, juste. 10 minutes, 10 minutes. Toujours à la sicilienne. Hein. Thank you.
un repas chaque année qui a lieu, donc tout le monde apporte ça dans les vues l'été, et il y a plus de 500 personnes qui mangent ensemble sur la route. Ils bloquent les vues, tout le monde mange ensemble. Donc voilà comment procéder aujourd'hui. Donc vous pouvez vous arriver, vous avez la main si vous voulez bien, 2, 4, 5, 6 personnes, c'est bien ça. Donc moi ce que je vous conseille peut-être, c'est de faire un peu comme on a fait hier, donc d'aller une heure dans le centre de Moussomel, dégrossir un peu, savoir se promener avec les autorités, rentrer d'une maison dans l'autre. Vous aurez la chance en plus d'avoir ces 15 maisons. Comme ça, vous aurez une idée de la différence entre la Coïva et le Souven, des maisons de 10, 15 000 euros et des maisons à 1 euro. Donc, je vais laisser un numéro de téléphone à tout le monde où on sait le joindre. Pourquoi ? Comment on va utiliser les groupes aujourd'hui ? C'est-à-dire que si vous faites le Souven, par exemple, une heure, deux heures, une demi-heure, vous voulez venir sur la Coïva, un SMS ou un appel, on va envoyer une navette vous chercher. Donc, en sortant, on peut faire un endroit où une navette dépose et cherche. Ok ? Aujourd'hui, on va diviser. Donc, plusieurs personnes ont manifesté un intérêt pour des maisons en dehors du village avec des terrains. Qui sont ces personnes? Ok. Nous avons des maisons ici à Moussomel avec terrain, donc village avec terrain, et à la Coïva. Est-ce que tout le monde aura les deux? Oui. Oui. Combien de personnes? Donc, maison extérieure avec donc ces villes-là. On parle de villes-là extérieures. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, ce qu'on va faire, venez près de cette personne qui veut voir les villes-là. Venez, si vous venez ici, vous inscrire. Vous êtes Raphaël. Et vous allez commencer par les visites des villes-là alors que vous souvenez. Donc, on a ici, sur la main, les personnes. Allora, i presenti interessati all'argomento danno le proprie generalità, ecco, per organizzarsi sul domani. Euros.
C'est pas pour les villes. Donc uniquement les personnes pour avoir pour les villes. Et après on passe au suivant. C'est une bonne question.